Allora, mi date voi il via da quando posso iniziare a spararvi tutto? Allora, da adesso in poi. Allora, io sono Maria Elena, 32 anni, sono i 32 anni più divertenti. Divertenti perché a 32 anni uno si aspetta sempre di realizzare un sacco di cose, invece ti accorgi che un sacco di porte le apri, le chiudi e tanti portoni ti si sbattono in faccia. Specializzata in storie platoniche perché sono, penso, l'unica femminazza palermitana che riesce a uscire 6, 8, 10, anche 12 mesi con un maschio senza farsi baciare neanche una volta. Ragazzi, ma queste sono, come dire, specialità genetiche, secondo me c'è una componente genetica non indifferente. Cosa dire di più? Sono 32 anni, a volte me ne sento 64, altre volte me ne sento 16. Il mio è un percorso un po' a ritroso perché oggi sto vivendo un'adolescenza e quindi mi sto divertendo con amici che prima non avevo la possibilità di frequentare. Due convivenze alle spalle e l'ultima convivenza me la sto godendo col mio cane. Vivo da sola. Lavoro in un'azienda, il sogno nel cassetto l'ho realizzato all'età di 20 anni, che era quello di lavorare come interprete di tedesco, e oggi sto lavorando in un'azienda nella gestione delle risorse umane. Cosa mi aspetto dal domani? Mi aspetto di continuare a coltivare grandissimi sogni e di non smettere mai di mettere azioni per realizzarli. Ultima chicca è che sono di fede buddista ed è una fede meravigliosa perché mi aiuta a tirare fuori veramente questo grandissimo potenziale per inseguire giorno dopo giorno tutto quello che abbiamo dentro e che spesso rimane sepolto. Cosa penso quando penso a pane e crocchette? Ovviamente alle specialità palermitane, no? Questa sorta di scissione interna tra mangiare, divertirsi con le cose da mangiare, che secondo me è una delle passioni più belle che si possano coltivare, però poi dall'altro lato soffri perché 5 minuti godi dal punto di vista alimentare, tutta la vita sui fianchi e sul culo, diciamocelo chiaramente. Un sorriso?